faccio vestiti da quando ero bimba, avevo 7-8 anni, non di più. E i miei genitori comprarono una licenza ambulante che vendeva tessuti. Poi a un certo punto decisero di cambiare tipo di merce e io mi ritrovai in una stanza in casa piena di tessuti. E per me fu un regalo bellissimo. Io stavo in questa stanza ore e ore e anche se non sapevo ancora cucire, tagliare, non sapevo fare assolutamente niente, mi piaceva anche solo infilando nastri, facendo buchi, così creare dei vestiti per me, per le mie amiche, per giocare, per le bambole. Probabilmente è nato tutto lì, il fatto che mi sono appropriata di questo mezzo. Cioè il tessuto per me è la cosa che riesco a muovere più spontaneamente. Faccio questo lavoro praticamente da sempre, nel senso che sono diplomata in tecnico d'abbigliamento, ho fatto la dipendente, ho fatto un po' di tutto. Ho iniziato attaccando etichette, poi sono passata all'ufficio stile, poi mi sono messa in proprio. Nel 2000 ho iniziato a fare una piccola collezione a Polonia e dopo 4 stagioni ho dovuto smettere perché non avevo più la potere, la forza per portarla avanti. Perché nel frattempo mi sono scontrata con la realtà. Faccio abbigliamento, moda, chiamala come vuoi, perché non posso farne a meno. È più forte di me, mi serve, ne ho bisogno. Il mio pensare è più veloce del mio fare. Il mio cervello purtroppo va più veloce delle mie mani. E questo è frustrante, molto frustrante. Per quello che ho bisogno d'aiuto. Il mio modo di lavorare è molto tattile. A me piace molto creare le cose toccandole, per cui se un materiale mi conquista riesco a trarne il meglio. Non ho un colore. Amo il tinta unita, purtroppo. Però non ho un colore che mi identifica, sono veramente fasi, momenti. Ho fasi blu, fasi nere, ho fasi grigie, molte fasi grigie. Riciclare mi viene molto semplice, facile perché è una cosa in cui credo tanto. Lo faccio nella vita, è una cosa che mi viene spontanea. Amo non buttare via niente. Parto da abiti già fatti, vecchi o fuori moda. Li cambio faccia, li cambio aspetto e riesco a renderlo nuovo. Non ho l'ansia di dire spreco 3 metri di cashmere, ma ho la soddisfazione di dire non butto via 3 giacche e faccio una giacca meravigliosa. La cosa che mi piacerebbe di più in assoluto adesso è avere una struttura che supporti la mia creatività. Quando lascio spazio alla mia mente, non so come, passo sempre attraverso la stoffa. Creo abiti al di là del mio volere.